Salve proprio YouTube, bentornati su Shion, io sono Neo Geo e questo è Echo the Dolphin. Siamo tornati sul tubo dopo una pausa forzata, purtroppo, per fare un piccolo breve let's play. Un piccolo breve let's play di un gioco molto particolare. Come avete potuto vedere dal titolo, stiamo per fare un let's play di Xydonia, o almeno la sua demo, perché Xydonia è un gioco indipendente creato da un piccolo team di ragazzi. Tutto completamente italiano, quindi è un progetto completamente italiano. E si tratta appunto, come dicevo, di un gioco che è ancora in via di sviluppo. Si tratta di un shoot 'em up, un shoot 'em up 2D di stampo orizzontale, di scorrimento orizzontale. E il gioco, il progetto, come avete potuto intuire appunto dalle immagini che vedete in questo momento, tenta in tutto per tutto di ricostruire quelli che sono i giochi, insomma, di questo genere delle fine anni 80 e inizio anni 90, insomma, quindi tutto è studiato, tutto è accuratamente predisposto per ricreare l'atmosfera di una sala giochi arcade di quegli anni lì, insomma, di metà anni 90. Il progetto è molto interessante, come vi dicevo. Come ho ripetuto mille volte, è in fase di sviluppo e attualmente esiste anche una campagna Kickstarter per finanziarlo. Quindi io vi consiglio di andare subito a dare un'occhiata alla pagina di Kickstarter, che vi linkerò sicuramente qua sotto, e insomma di guardare e provare con mano anche voi la bontà di questo prodotto, che insomma è veramente indiscutibile, direi. Oggi lo farò vedere io, vi farò vedere io un po' il gioco, ma se volete potete comunque scaricare questa demo qui che sto giocando appunto dal sito ufficiale dei Breaking Bytes, che è appunto il team che si sta occupando del gioco. Oppure anche dalla pagina Kickstarter, appunto. Allora, iniziamo a vedere un po', dopo aver visto l'intro, iniziamo un po' a vedere un po' com'è il gioco di per sé. Allora, iniziamo con l'unica modalità presente nella demo, che è una demo molto breve di soli due livelli. E qui vediamo, ci sono già una schermata di selezione con diversi personaggi. Attualmente ce ne sono solo tre, però ovviamente a gioco completo ne verranno fuori altri. La scelta del personaggio ovviamente influisce soprattutto sull'astronavicella e sui pod, sulle option che useremo. Ok, tutto di nuovo, ecco. E quindi insomma si va a ripercuotere sul tipo di sparo. Qui abbiamo una sorta di big boss, diciamo un po' baffuto e barbuto. Questo personaggio Tyrone, che sembra uscito da un gioco anni 90 stile Jet Set Radio, e questa tipa un po' strappone. Allora, scegliamo lui, abbiamo tre tipi di armi che dopo vedremo meglio, se ne cambiare anche durante il gioco, e poi abbiamo un assistente che ci dà dei bonus particolari. Possiamo anche scegliere di non usare un assistente, ma in questa demo comunque ce n'è solo uno disponibile. Benissimo. Allora, come dicevo, come potete vedere, ecco qui da subito il feeling è proprio quello di un vecchio gioco, un vecchio shoot 'em up. I ragazzi hanno più volte dichiarato di volersi ispirare all'epoca del Neo Geo, soprattutto, e quindi delle macchine arcade, io dicendo. Però come vedete, insomma, subito iniziamo! Madonna, che scemo. Comunque, come vedete, le fonti di ispirazione sono molteplici. Allora, se io devo proprio puntare un dito, insomma, su un gioco, se dobbiamo parlare proprio di Neo Geo e puntare il dito, a me questo gioco ricorda molto Androdunos su Neo Geo, però insomma è una cosa anche un po' mia personale in realtà. In realtà va a pescare un po' dappertutto, c'è anche un po' di. Ci vedo un po' anche di Thunder Force su Mega Drive, oppure anche Glade Lancer in alcune cose, in alcuni tipi di armi. Però in realtà è che basta morire così. Però in realtà, come dicevo, le fonti di ispirazione sono molteplici da R-Type in poi, diciamo. Il lavoro fatto per ricostruire la grafica è veramente fantastico. Sono proprio un gioco dell'epoca. Cioè, non è una di quelle pixel art che. Sto facendo schifo oggi. Wow! Non ho preso un po' rap che se uno, sono morto già 3 volte. Come potete vedere, non siamo davanti a una pixel art che magari pompatissima, che sì, è molto bella da vedere, ma comunque diciamo irrealistica per una macchina dell'epoca. Questo è un gioco, è una grafica che ricorda veramente una macchina dell'epoca. E secondo me,
lavoro più interessante è stato fatto anche a livello sonoro. Potete sentire le musiche, che sono veramente fantastiche, ma proprio anche la qualità del sonoro è veramente uguale a quella di un chip sonoro, appunto di una scheda arcade di metà anni 90. No, ma come è possibile essere fatta uccidere dalle pareti proprio? Allora io vi dico, io sono una grandissima pippa. Come potete vedere, gli shoot 'em up ne ho giocati parecchi, ma non sono bravissimo. Però vi posso assicurare che sto gioco in realtà ero stato più bravo. In realtà il primo livello ero riuscito a completarlo morendo almeno solo una volta e non 20 come ho fatto ora. Allora, vediamo il primo boss, che è già un... come potete vedere è un boss che si ispira molto a quelli dell'epoca. Da R-Type a Pulstar, via dicendo, sto dicendo nomi a caso. E abbiamo anche la possibilità, come vedete, di cambiare anche arma. Ora abbiamo visto l'arma, questi sono dei bulloni, sono praticamente dei moltiplicatori per il punteggio. Abbiamo, come avete visto, l'arma base, che è questa sorta di arma molto veloce ma molto debole, con la possibilità di essere upgradata a uno sparo più a ventaglio, quindi ad ampliare insomma il raggio d'azione. Poi abbiamo l'altra arma, che è un'arma che insomma più potente, che penetra diciamo i nemici, li attraversa, quella che avete visto adesso, questa onde verdi, questa qui, che quando viene upgradata può permettere di sparare in perpendicolarmente rispetto all'astronave. La terza arma è questa, che in questo momento non è molto, è più efficace sui boss, direi, anche se sta facendo un buon lavoro in realtà. È un'arma più con un ratio di fuoco molto basso, quindi quasi un one shot, però molto potente, una sorta di bomba, diciamo, piccola bomba. Abbiamo anche un burst, che guardate, guardate, avete visto, non so, l'effetto zoom che c'è stato adesso, è stato bellissimo. Che è una sorta, abbiamo anche un burst, che è una sorta di smartphone, che adesso in questo momento non sto usando, comunque uno sparo speciale che possiamo usare solo una volta. Abbiamo anche la possibilità, come avete visto, o di variare lo sparo, ma anche di agire sulle option e sui pod. In questo caso possiamo farli ruotare. Questo dipende però dal personaggio che abbiamo scelto, gli altri hanno abilità diverse che riguardano le option e i pod. Come vi ho detto, la musica è bellissima, se lo volete sentire, è stata messa molto a cura, come dicevo, c'è la volontà di emulare i vecchi sistemi, appunto, come dicevo prima, delle sei giochi arcade. A me sembra di riconoscerlo, comunque, per quello che ho visto, ci vedo molti riferimenti a un chip sonoro Sega, sicuro. E niente, vedete, qui questi boss, i primi due livelli sono una difficoltà medio-bassa. Qui in questo momento questo boss è un po', va un attimo capito. Le altre volte sono riuscito a sconfiggerlo senza morire mille volte. Adesso ci riproviamo. Proviamo a cambiare sparo, magari. Questo è uno sparo che, vedete, ha più penetrazione, fa un fattore di penetrazione più alto. È brutto da dire così, ma no! Quindi, come vedete, il gioco ha diverse milestone, quindi la sua, cioè diciamo la campagna, scusate, la campagna Kickstarter ha diverse milestone, e il gioco promette varie feature come appunto la creazione di una mappa. Quindi si possono affrontare i livelli in maniera non lineare, un po' come succedeva nei Gradius, e quindi selezionare i livelli, il proprio percorso. Ci sono previsti anche livelli nascosti, un po' come nei platform 2D, cosa molto feature molto carina. E poi, come dicevo, la campagna Kickstarter offre delle milestone, tra i quali ci sono appunto la possibilità di sbloccare una versione per iOS, Linux, ma anche versioni console, ho perso i bulloni intanto, ma anche versioni console come ad esempio per PS4, PS Vita, Xbox One. È inutile dirvi che a me è stato piaciuto tantissimo vedere questo gioco, che fa di tutto per assomigliare, insomma, per essere un gioco 16-bit. Sarebbe piaciuto
piaciuto tantissimo vederlo su una macchina 16 bit. Infatti, quando ho incontrato uno dei ragazzi qualche tempo fa, qualche settimana fa, ho incontrato Dario, uno dei tre ragazzi del team Breaking Bytes. Gli ho chiesto, anche un po' così scherzando, se c'era la possibilità di avere una cartuccia, di rilasciare il gioco anche per Mega Drive, tipo avere una ROM per Mega Drive o addirittura una cartuccia. In realtà Dario mi ha risposto così, anche in maniera un po' anche abbastanza seriamente, dicendo che sarebbe molto difficile ovviamente mettere questo gioco, adattare questo gioco per una console come il Mega Drive, però non è da escludere la possibilità, o comunque diciamo che sarebbe più fattibile riuscire magari a convertire il gioco per Dreamcast o per Neo Geo CD, una cosa che abbiamo già visto fare qualche anno fa da un altro team che si chiama NG Dev Team, una cosa del genere, che appunto rilascia, produce giochi per giochi appunto arcade, li rilascia per appunto Neo Geo CD e Dreamcast. È inutile dire che a me piacerebbe tantissimo vedere un giorno giocare Xydonia su un Dreamcast, mi farebbe molto contento, però posso capire insomma che è molto difficile, quindi prima il gioco deve essere finanziato, deve uscire regolarmente, e quindi vi ripeto, vi invito, se vi è piaciuta questa demo potete ovviamente andarla a provare con mano, e vi invito a guardare la pagina Kickstarter del gioco e magari anche a lasciare una donazione, contribuire quindi alla realizzazione e insomma supportare o comunque seguire il gioco, fate un po' come volete, e insomma secondo me merita, e insomma è un gioco che sta riscuotendo parecchio interesse nella community di appassionati e non solo. Quindi io per adesso vi ringrazio di essere stati con me per questa breve let's play, noi torneremo presto con altri video e intanto vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima volta, ciao.